la pioggia, la luce, il boato, la notte. Germonda, dove eri finita? Hai avvertito Sua Maestà? Certo, Scribonia, il re Carlo è qui con me. Mio figlio, voglio vedere mio figlio. Maestà, purtroppo devo annunciarvi che la regina è spirata in silenzio pochi secondi prima del vostro arrivo e ora gli angeli la guidano in paradiso. Voglio vedere mio figlio. Voglio abbracciare il mio Ludovico. Perdonate, maestà, ma devo darvi un'altra notizia molto dolorosa. Che vai dicendo, femmina dannata? Anche Ludovico è morto. Non oso crederci. No, maestà, no. Ludovico non è morto. Bene, eccolo avvolto nei suoi panni regali vicino alla mia gloriosa moglie. Voglio vedere il suo volto. Tenete, maestà, volevo dirvi che Ludovico non è morto. Non è mai nato. Si tratta di una femmina, maestà, e non di un maschio. Maledizione! Com'è possibile che sia potuto avvenire ciò? E poi c'è un'altra cosa. Che? Guardate voi stesso. Quale altra disgrazia si abbatte su di me? Vostra figlia ha una particolarità. Una particolarità? È senza testa. La notte, la pioggia, l'urlo, il tonfo.